È arrivata nel pomeriggio alla stazione marittima di Napoli, accolta con la cerimonia di rito. È la torcia delle Universiadi che si stanno per svolgere a Taipei, per passare poi il testimone alla città di Napoli, che ospiterà i giochi nel 2019. A Napoli, per l'occasione, è giunta anche la delegazione ministeriale di Taipei, insieme ai massimi dirigenti della Federazione Internazionale Sport Universitari. Le Universiadi sono a Napoli, è stata scelta Napoli, poi si irradiano in tutta la regione Campania. In realtà il lavoro è già cominciato, oggi è la tappa della torcia che passa da Napoli per ritornare a Taipei, dove si faranno le Universiadi ad agosto di quest'anno, per poi giungere a Napoli nel 2019. Ancora una volta Napoli viene scelta perché è una città che in questo momento ha un brand internazionale molto forte. È per noi tutti una grande sfida, non facile come tutte le sfide di questi anni, ma con il lavoro di squadra insieme è una sfida che si può vincere e che si deve vincere, insieme alle istituzioni politico-amministrative, il mondo sportivo, ma direi la città e la regione tutta. I numeri sono importanti perché parliamo di 170 nazioni che verranno nella nostra città, 15.000 atleti, più i collaboratori, i familiari. Da qui al 2019 si parlerà nel mondo delle Universiadi, per noi non sarà solo sport ma sarà anche cultura, ma soprattutto poi la cosa più importante è l'occasione cui la maggior parte degli impianti sportivi della città, a cominciare dallo Stadio San Paolo, ma non solo, verranno messi in sicurezza e saranno finalmente belli. Quindi questa è l'importanza di una città in cui conviene investire, perché non si ha solo il grande evento, che già di per sé è una bella cosa, ma si ha l'ordinarietà dello sport nella nostra città, e noi siamo davvero felici perché questa è la città dello sport ed è la città dei giovani. C'è lo Stadio Collana, c'è il San Paolo, c'è il Pala Vesuvio, ci sono gli impianti di periferia, gli impianti grandi, gli impianti piccoli. Davvero noi come Napoli abbiamo guardato a tutta la città. Abbiamo già presentato i piani degli impianti sportivi con la sostenibilità economica, adesso parte la progettazione. Nel 2019 Napoli vincerà la sfida delle Universiadi.